Nulla da fare per lo Spoleto che al comunale non trova il terzo risultato utile consecutivo ed è costretto a cedere ad un ponzacco cinico e concreto. La prima azione della gara è di marca biancorossa ed arriva al 13° cross dalla sinistra di Cavitolo sul primo palo per Tramontano che prova ad incrociare di testa ma la palla lambisce il palo. Alla prima azione i toscani vanno in vantaggio. Al 18° Lici entra in area e con un sombrero supera Giata che tocca la palla con la mano, per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Brega che angola bene dove Bravini non arriva e segna il gol dell'1-0. Lo Spoleto non ci sta e al 25° perfeziona l'occasionissima con Di Giuseppe che, lanciato in profondità da De Santis, sfugge alla trappola del fuorigioco e dalla distanza fa partire il destro potente, ma Cappellini salva in tuffo. Lo Spoleto ci riprova al 33° con Tramontano che, defilato sulla sinistra, vede il portiere fuori dai pali e prova il pallonetto, ma la palla sfiora la traversa. Si va a riposo con i toscani avanti 1-0. Lo Spoleto riparte forte e subito al terzo Tramontano, ben servito da Giuseppe, prova il destro a girare dal limite con la palla che finisce di poco al lato. Il ponzacco raddoppia però al sesto, dove serve Brega in area che di destro anticipa Bravini in uscita e deposita la palla in rete. Lo Spoleto risponde all'11° con una bella punizione di Di Salvatore, scodellata in area per Di Giuseppe che allunga di testa sul secondo palo, ma Noviello non ci arriva per un soffio. Al 15° i padroni di casa rimangono in 10, l'arbitro espelle Cavitolo a causa di un brutto fallo su Lici. Al 19° Granito impegna Bravini in una bella parata sul primo palo, poi Brega da buona posizione colpisce il pieno il palo. Al 22° Sasso, su punizione dalla destra di Noviello, devia di testa dall'area piccola, ma Cappelli si salva ancora distinto. Il ponzacco si rifà vedere al 35° con Tripoli che prova di piatto, ma Bravini blocca a terra. Gli ospiti trovano il tris al 41° con il nuovo entrato Favilli che di sinistro da 40 metri infila la palla sotto al set alla sinistra di Bravini. Allo scadere Balleri però atterra in piena area di Giuseppe, per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Di Giuseppe che non sbaglia ed accorcia le distanze. È troppo tardi, la partita finisce 3-1 per il Ponzacco. Sì, una sconfitta che lascia veramente tanto amaro in bocca, perché per come è stato interpretato il primo tempo abbiamo visto una squadra dinamica che ha creato molto e purtroppo abbiamo subito questo gol sul rigore e dopo loro sono stati bravi sul secondo episodio del gol dove hanno fatto un bellissimo taglio, un gol veramente importante, e lì dopo noi siamo andati in difficoltà con l'ammonizione e l'espulsione di Cavitolo. Sì, a parte i primi minuti iniziali dove lo Spoleto era partito con una buona verve, però poi una volta in vantaggio, poi soprattutto dopo aver raggiunto il doppio vantaggio nel secondo tempo, la partita è andata in discesa. E ma devo dire, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati bravi e spero che questa partita ci dia la spinta giusta per fare le ultime partite che rimangono, perché vorremmo centrare i playoff con tutte le nostre forze. Dall'inizio dell'anno che ci siamo stati sempre dentro, questo è sintomatico del campionato che questa squadra sta facendo.